Thank you Buonasera, mi auguro di trovarvi in forma, mi auguro che ci siate a vederci. Stasera abbiamo una trasmissione che continua un ciclo che abbiamo avviato uh, nell'autunno, eh, occupandoci dell'invecchiamento. Ma vi devo dire subito che sarà un discorso molto nuovo, nel senso che qui insieme abbiamo parlato di una serie di elementi per valutare eh, purtroppo la differenza che esiste tra l'invecchiamento fisiologico, che è quello che tutti ci auguriamo di ottenere, dall'invecchiamento patologico. Ma abbiamo detto una cosa molto rilevante, e cioè quanto è importante scoprire precocemente i segni di un invecchiamento non naturale e avere il problema di affrontarlo. Abbiamo anche detto che questi invecchiamenti purtroppo patologici si chiamano Alzheimer, una malattia tremenda che vedete rappresentata nel nostro, eh, nella nostra introduzione quando vedete quelle foglie dell'albero che vanno via, oppure la demenza frontotemporale che è quando si scuce il comportamento dell'individuo. E allora noi abbiamo mm, sottolineato spesso che la cosa che ci interessa veramente è quella di riuscire a scoprire precocemente i segni della malattia e intervenire con degli strumenti di se possibile di riabilitazione, ma comunque cercando di rallentare questo percorso. Bene, stasera parleremo di una delle più interessanti secondo noi eh, iniziative che abbiamo voluto conoscere, ma abbiamo anche voluto sperimentare e quindi ve la proponiamo. È un'iniziativa che eh, sta all'interno di un progetto Rotary, dei Rotary di Cuneo e Alpi del Mare e di Saluzzo, che ha valutato in questi, eh, questi ultimi otto mesi centinaia eh, di ospiti di alcune case di riposo. Eh, di qui eh, deriva poi la necessità di individuare delle cose per intervenire. E allora, stasera, vi presentiamo qualcosa di molto interessante. C'è Mario Bosonetto che è entrato in qualche defiance, ma. Vediamo legata, bene, legata direi. Eh, sì, Grazie. Sono sì, anche abbronzato, però. Di eh, infatti, ti, ti notiamo. Sì, eh. Lavoro ed altro. No, no, effettivamente eh, direi che è una bella presenza. Siete d'accordo, credo. Secondo, sì, noi abbiamo due gentili signore che rappresentano proprio concretamente questa eh, serata. Eh, una è dottoressa Laura Marino che è una storica dell'arte ed è la direttrice del Museo Diocesano ma anche delle opere, no? di un po' di tutto quello che è il patrimonio diocesano, ricordiamo Diocesi vuol dire uh, la Curia, quindi vuol dire il Vescovato, eh? quindi questo dobbiamo ringraziare comunque anche il Vescovo che tiene molto, eh, che a, questo tiene molto a questo, quindi eh, il nostro Piero del Bosco, Monsignore, che... Eh, speriamo ci segue, quindi salutiamo. Ma accanto a lei, e ho detto Museo Diocesano, accanto a lei c'è una ehm, archeologa. Quindi esatto. eh, che si chiama: Lo dice lei? Michela Ferrero, buonasera a tutti. Ecco, Michela Ferrero, la conservatrice del Museo esatto. Civico Comune di Cuneo. Ringraziamo quindi il sindaco Borgna. Sindaco per e, e assessora che fa, credono eccetera, molto in questo progetto. Allora. Ho detto due operatrici, diciamo direttrici di musei. Vi direte: Ma che cos'è questa cosa? E beh, perché intanto il museo sta diventando, i musei stanno diventando qualcosa di diverso e loro ce lo spiegheranno. E poi capiremo che sono entrati, siamo entrati tutti, in un, un mondo nuovo legato al museo, che si chiama Museo Alzheimer. Adesso capiremo perché. Allora, cominciamo da Aura Marino perché è uno degli strumenti che noi utilizziamo per andare verso eh, questa innovazione. Vi devo anche sottolineare che Aura Marino gestisce insieme a Rotere, l'ATL, di Cuneo, eccetera, il Museo Diffuso, che è un'operazione molto interessante, che è la scoperta di luoghi che abitualmente. Non conosciamo della nostra area, quindi della provincia di Cuneo, e che eh, vengono analizzati in maniera davvero formidabile eh, sia nella parte interna che nella parte esterna, eh, attraverso l'uso dei droni. Affascinante perché ci fa vedere l'esterno, ma la cosa importante è che noi possiamo eh, collegarci eh, con un telefonino, con un'app e, eh, se è aperto entrare e vedere, se è chiuso, comunque vedere ugualmente l'interno descritto e l'esterno visto da dove non possiamo vederlo, per esempio dalla cima del campanile, perché lì sarebbe durissima a barbicarci alla croce del campanile. Cosa dici? Ti piace tutto questo? E moltissimo, moltissimo. Trovo che anche queste innovazioni legate all'uso dei droni, forse persino con eccesso, però in altre circostanze ci hanno veramente dato la possibilità di vedere dei particolari e comunque degli edifici, dei monumenti da prospettive che altrimenti sarebbero impossibili, sono molto eh, interessanti. E in alcuni casi anche eh, queste immagini sono rivelatrici di quanta capacità. Di progettazione avessero i nostri antenati avendo molti meno strumenti tecnologici a disposizione di noi. Questa è, una, questa è veramente una magia. Però sì, adesso loro ce magia. la raccontano meno. Hai ragione, loro avevano una grande creatività e sì, noi abbiamo sì, sì. purtroppo perso un po' e stiamo sì. perdendo. Ma vogliamo fare delle cose. Allora, Laura, da dove arriva questo museo del Sal? Forse da una trasformazione proprio delle aree museali, proprio, sì, in realtà. Quando noi diciamo museo si pensa a un luogo destinato esclusivamente ai turisti. In realtà così non è e soprattutto così non è in tutte le zone del, del nostro paese. Um, questo porta i musei a fare una serie di attività, molte delle quali sono rivolte più alla popolazione residente di qualsiasi età che non al turista vero e proprio. È una trasformazione epocale nel modo di vedere i musei e nel modo in cui i musei si avvicinano alle necessità dei pubblici. Perché eh, in qualunque seminario sull'accoglienza eh, del pubblico e museo si dice che un museo non ha un pubblico, ma ne ha molti. E la difficoltà per noi è di essere accessibili per tutti questi pubblici. Ed essere accessibili non vuol dire fare per tutti la medesima cosa, eh? non vuol dire raccontare a tutti la medesima cosa. Il turista avrà bisogno di una panoramica sulla storia del territorio, i ragazzi della scuola di un legame con il loro programma eh, curricolare, le famiglie di due ore in cui si gioca insieme, magari si impara. Um, le ultime diciamo, frontiere che abbiamo esplorato, esplorato sono quelle verso persone che normalmente si pensa che non abbiano a che fare con il museo, appunto eh, persone non vedenti, persone con disabilità oppure persone con Alzheimer o demenza. Eh, negli ultimi mesi quando dicevamo che facevamo questo progetto molti ci guardavano come dire ma perché? <ride> cosa gli fate fare? Invece voi avevate già visto esatto. che cosa facevano dove? Eh, sì, la scintilla è stata mettere insieme appunto il service dei rotari di quest'anno con quello che viene già fatto da tempo nella regione Toscana, dove al momento sono quasi una quarantina i musei e gli istituti culturali che hanno dei programmi per persone eh, con Alzheimer e sono dei programmi e questa è la grande forza di questo progetto che noi abbiamo mutuato che sono condivisi dagli operatori museali e gli operatori geriatrici. Il museo non parla per sé, non ragiona per sé. Devo Parlare con questo pubblico non è detto che io sappia quali sono le sue esigenze. Mm. Come dicevi prima, io sono una storica dell'arte, lei è un'archeologa, abbiamo una serie di competenze che possono essere raccontare il territorio o la storia del nostro territorio. Mm. Per sapere come raccontarla e interagire con queste persone, abbiamo bisogno di chi con loro lavora per capire come riuscire a farlo insieme. Eh già, eh già. Ed è così anche per il Museo Civico? Mm. Sì. Il Museo Civico dal 2012 in avanti ha mm. iniziato proprio un percorso volto all'accessibilità a 360 gradi, proprio perché siamo estremamente convinti. Che la cultura, se ben preparata, la visita al museo, se ben preparata, se con personale formato, generi benessere, migliori la qualità della vita delle persone. Anche e soprattutto mi sento di dire delle persone con fragilità: fragilità che possono essere emotive, che possono essere legate a una senilità vissuta in maniera diversa, non eh, secondo il normale corso eh, della vecchiaia. Questo ci ha dato modo proprio perché ci siamo già eh, a seguito. Proprio del corso di formazione fatto con eh, delle professioniste dei musei toscani. Abbiamo già avuto i primi contatti con gli operatori delle strutture sociosanitarie del nostro territorio e abbiamo fatto insieme la visita, l'archeologa da una parte e l'operatrice sanitaria dall'altra. Insieme abbiamo cercato di capire che cosa il pubblico degli anziani appunto affetti da eh, demenza senile o Alzheimer si aspettasse mm. ecco, da noi. Vedete... In questo momento Mariano puntualissimo mm -hmm. manda una foto che eh, fa vedere proprio eh, la concreta partecipazione. Esatto. Giusto? La foto lì che cosa rappresenta? <ride> Quella foto lì è stata. Personalmente, è uno dei pi momenti più belli che ho vissuto all'interno del museo. Le eh, nostre colleghe del museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino, Alice, e Serena e Stefania, sono venute, sono venute a mostrarci come si gestisce eh, un laboratorio di questo genere, che è stato fatto con cinque persone del Mater Amabilis, casa famiglia, eh, che sono state per un'ora più o meno davanti a questi quadri chiacchierando delle emozioni che questi quadri suscitavano in loro. Quindi in questo caso ciò che il museo comunica non è la conoscenza eh, della data, del momento di realizzazione, della storia, dell'arte, è ciò che quel quadro... Può tirare fuori dal tuo essere e dalla tua memoria e soprattutto il benessere che da questo può derivare. Io, mh, come operatrice all'interno di un museo, quando un visitatore esce dicendomi: Oh, è stato bellissimo, tornerai qua dentro un sacco di volte e sono contenta. Ma quando me lo dice la signora Teresa, che ha 87 anni ed è stata per un'ora a osservare i quadri ed è stata bene, vale molto di più, certo, oggettivamente, certo. oggettivamente. Eh, ricordiamo che eh, le, Tutta la parte di memorizzazione, ma anche la parte di comunicazione delle emozioni, la canalizzazione delle emozioni, eccetera, è un percorso di prevenzione, ma anche di terapia per le persone affette dai vari tipi di demenza. In particolare ha la capacità di risolvere, di migliorare certi stati sia di tipo depressivo che anche quelli di disagio comportamentale. Quindi eh, quello che è avvenuto è proprio questo incontro tra gli operatori museali, e quindi il museo, e eh, gli operatori dell'assistenza eh, per gli anziani. Le due case di riposo che tu hai citato sono di Cuneo, ma la stessa cosa è avvenuta anche a Saluzzo, a, presso la residenza Tapparelli, che ha partecipato a questa formazione. Ecco, per quanto riguarda il, eh, chi invece eh, gestisce un, un museo civico, che sì. è un po' diverso sì. per certi aspetti, ma Analogo per altri. Analogo per altri. Il percorso che è stato fatto, gli stimoli grandi che sono venuti da questo progetto, ci hanno portato a ripensare una particolare sezione della nostra collezione, vale a dire la sezione etnografica. In particolar modo, accompagnandoci nella visita con le operatrici delle varie case di riposo della città di Cuneo, abbiamo avuto modo di fare noi stessi un percorso a ritroso che eh, tendeva ad esplorare quasi un'archeologia del nostro. Vissuto del nostro ricordo: eh, gli aspetti più legati alla memoria che queste persone potevano avere eh, da bambini fino ad oggi. Quindi, mm -hmm. l'idea sarebbe quella a partire dall'autunno di iniziare visite guidate, di sperimentare delle visite guidate con piccoli, piccolissimi gruppi e con l'accompagnamento proprio degli operatori eh, geriatrici legati a tutto quello che riguarda l'oggetto che in qualche modo può ricondurti al passato, al tuo passato vissuto eh, qualche anno, anzi parecchi anni fa. Eh, la burriera che ricordo evoca mm. l'abito tradizionale della eh, vallestura di recente realistito e eh, come può evocare un ricordo nelle persone che eh, vedono il primo piano del museo e girano fra le collezioni. Questi suggerimenti ci sono venuti grazie a Proprio alla formazione ricevuta dalle colleghe toscane, che hanno messo a disposizione un background veramente all'avanguardia con un'umiltà da professionisti mm. incredibile. E grazie anche a un percorso che stiamo facendo come Museo Civico di Cuneo, attraverso anche altri progetti che sono andati, diciamo così, di pari passo col progetto Musei ed Alzheimer. In particolare, mm. in particolare mi riferisco a un progetto al Cotrà che invece è sull'altra anima del museo, cioè sulla sezione archeologica e che si intitola Trasmettere la ricerca archeologica nelle Alpi del Sud. Il museo civico, proprio perché come dicevi tu, civico vuol dire qualcosa di importante, vuol dire riferirsi alla... Città e cercare di interpretare tutti, eh, come dire, desiderata della città, cercare di venire incontro ai cittadini di Cuneo prima di tutto, eh, sta portando avanti tutta una serie di eh, servizi volti alla creazione di una strumentazione adeguata. Quindi mm. da una parte la, la formazione e dall'altra eh, strumenti didattici come rielaborazioni in 3D di reperti archeologici per i povedenti non vedenti, ma perché no anche con persone in, avanti con gli anni. Affette da determinate patologie, che possono toccare un oggetto e sentire materialmente cosa l'oggetto rappresenta per loro, per le loro anime prima ancora che per la mente, mm. sono state anche eh, messe in campo delle iniziative che personalmente hanno emozionato molto la, la, qui presente la sottoscritta: tutta una serie di rielaborazioni di schede in CAA di comunicazione aumentativa alternativa per i disabili intellettivi eh. proprio per avvicinare. Tutte le categorie di pubblico, perché come dicevate giustamente I prima pubblici, voi: eh i esatto, sono i, sono. Che I pubblici che fanno da padrona. A proposito, a proposito di pubblici mi interessava anche senza uscire dal tema centrale del nostro mm -hmm. incontro, però eh, ovviamente alcune malattie di carattere degenerativo colpiscono più fasce d'età avanzate. Invece, tra i vostri pubblici ci sono sicuramente anche i giovani. Ecco, il museo non è per definizione qualcosa che conserva soltanto oggetti antichi, nel senso che intendiamo potrebbe conservare anche oggetti relativamente mm. recenti, però, e arrivo alla domanda, mentre capisco che possa suscitare determinate emozioni nelle persone di una certa età, diciamo, il fatto di rivedere oggetti che non sono più di uso comune, magari recente ma non comune, che tipo di reazione hanno i giovani di fronte a queste oppure di fronte alle opere d'arte che magari Inizio hanno qualche secolo e che però sono abbastanza distanti dal mondo uh -huh. che sono abituati a frequentare. Allora, eh, io vengo proprio oggi, anzi da queste due settimane, eh, da eh, un vissuto full immersion con i ragazzi delle scuole superiori, perché un, tra i tanti progetti che condividiamo col Museo Civico c'è il progetto Yom. Yom significa Young Open Museum ed è un progetto che è arrivato quest'anno alla sua seconda annualità, che prevede dei pacchetti di alternanza scuola-lavoro per i ragazzi delle scuole superiori all'interno dei quattro musei del territorio. Museo Civico, Museo Diocesano, Museo Casa Galimberti e Museo dell'Abbazia di Borgo San Dalmazzo. Eh, il museo nasce da un bando della fondazione CRC che ci ha chiesto chi è il vostro non pubblico: mm. questi. I giovani, I giovani. <ride> eh, non perché non vengano sono al museo, umani. sono pezzo, <ride> Sul pezzo, eh, Sul pezzo. Eh, per esatto. pezzo <ride> non perché non vengano necessariamente al museo, ma perché se ci vengono, ci vengono in maniera coatta e quindi non è dice. Spintaneamente. <ride> Eh, la difficoltà, i pacchetti quest'anno si articolano con delle academy, cioè su due settimane. La difficoltà è slegarli intanto da tutti i paletti che gli vengono messi mm -hmm. e tutti quelli che loro hanno rispetto allo spazio museo. Um, Oggi eravamo già al quarto giorno, quindi si interagiva già, i primi mm. giorni sono divisi, suddivisi per scuole, non si parlano, visitano i musei un po'. E poi man mano invece iniziano a, ad essere affascinati, quindi secondo me è proprio da un lato avere la chiave e dall'altro... Farli mettere in gioco. Lo scorso anno hanno ideato un piccolo videogioco che si gioca sul telefonino, ci sono alcune targhette gialle in città che consentono di giocare, in cui loro stessi hanno inventato gli enigmi, hanno mm -hmm. fatto gli attori di questo videogioco mm -hmm. e banalmente sanno andare a piedi da un museo all'altro, sanno dove si trova il mio e dove si trova il suo, esatto. cosa che i cunei medi forse non <ride> sanno. Eh, e poi li, li conoscono, si muovono negli spazi. Oppure a Borgo San Dalmazzo hanno fatto delle installazioni di arte contemporanea, di musica. Cioè il museo si deve mettere in gioco, deve smettere sì. di essere un po' polveroso sì. e dirgli va bene, facciamo qualcosa insieme. Questo non vuol dire che facciamo qualcosa che non è nelle corde del museo, ma se tu hai 16 anni mi rendo conto che la conferenza sul tema specifico... Poveraccio no, no, non è la cosa che tu preferisci. Magari la musica elettronica, sì, magari una rivisitazione in chiave fantasy delle immagini, sì, ad esempio. Ma io, io ricordo, per esempio, che il predecessore di Michela, Livio Romano, aveva catturato l'attenzione di mio figlio, allora 5-6 anni, raccontandogli i, i riti funebri dell'uomo preistorico. erano molto. Anche, insomma, era una roba un po' da pulp fiction, effettivamente. Mm -hmm. Però forse per questa ragione. Tutto questo è servito, poi adesso Michela sì, ci racconterà sì. invece cosa, cosa fate voi, ma sicuramente a far sì che mio figlio nel tempo abbia mantenuto una certa curiosità per determinati argomenti, eccetera, che altrimenti forse boh, non è detto, però... Certamente lì si è accesa una, no? una, una luce, sì, una, una luce. scintilla. Mm. In mm. effetti, Livio Mano ricordava benissimo prima, era, oltre ad essere il mio maestro, era un grandissimo archeologo e sapeva proprio instillare nei giovani la curiosità per l'antico. Curiosità che noi adesso abbiamo cercato di riportare utilizzando gli stessi strumenti con cui si esprimono mm. i giovani, perché la tecnologia mm. va utilizzata. Del Museo Civico per ciò che riguarda la parte archeologica. La Necropoli Longobarda di Sant'Albanostura è presentata attraverso una strumentazione tecnologica all'avanguardia. Con la tecnica laser scanner hanno ingrandito un vago di collana di VII secolo d.C. e si vede la pasta vitrea, cioè si vedono i più piccoli dettagli, la punzonatura, che è un piccolo, eh, come dire, un'escrescenza di colore diverso e lo si può vedere attraverso la tecnologia. La la tecnologia piace tantissimo ai giovani. Mi permetto di dire che come faceva Livio, la tecnologia non deve però sovrastare il contenuto, cioè deve aiutare a trasmettere un contenuto il più chiaro possibile, chiarificare ma non sovrastare. Ecco. E questo è eh, dal punto di vista clinico è estremamente importante per entrare dove c'è disabilità, dove c'è disagio, esatto. dove c'è. Eh, impoverimento delle capacità cognitive e quindi è perfettamente in linea con l'opportunità eh, di tenere aperti questi canali proprio utilizzando eh, la visualizzazione e l'emozione che danno questi canali. Bene, noi ci avviamo all'intervallo pubblicitario, però non cambiate canale, come mai si dice tradizionalmente, perché noi tra pochissimo saremo di nuovo insieme e scopriremo altre cose su questo discorso che è veramente ampio e di grande interesse, che è una sorta di nuova vita eh, delle aree museali, ma è anche una grande possibilità di intervento sulla disabilità e sul problema delle demenze. A tra poco.